Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Lele. Oggi ci occupiamo di artisti e pubblicità. La pubblicità è l'anima del commercio e quando un artista diventa famoso inevitabilmente viene affiancato alle pubblicità, ma spesso e volentieri sono davvero curiose e assurde. Cominciamo allora con Caterina Caselli, Casco d'Oro, si fa testimonial per un taglio, per una messa in piega, per una nota rivista al femminile. Poi troviamo il gelato per antonomasia, una giovanissima Patti Pravo ma già famosa, si fa testimonial per la promozione di una nota marca di gelati alle sue spalle, famosi non così come lei in quel periodo come Sabina Ciuffini e una giovanissima Ornella Muti. Giorgio Gaber lo troviamo come testimonial di una nota marca di superalcolici, è quello del periodo della Torpedo Blu. E a questo punto arriviamo a Sergio Endrigo, il cantautore spesso e volentieri nominato come un tristone, ma che aveva un grande senso dell'ironia, tanto da essere autore di un libro di barzellette, qui testimonial del Jägermeister che dice lo bevo perché mi mette allegria. E chiudiamo con Franco Battiato. Qui testimonial di una nota marca negli anni 70 di divani, che c'è, che cosa guardate, non avete mai visto un divano? Beh, è una foto realizzata da Gianni Sassi, patron della Cramps Records, che gli fa questo scatto in cui Battiato credeva di essere ripreso per promuovere il suo nuovo progetto con gli Osage Tribe, invece diventerà una discussa pubblicità di cui spesso e volentieri lo stesso Battiato ha raccontato. Bene, ci ritroveremo per parlare ancora di pubblicità e musica rock. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi qui al canale della Locomotiva per essere aggiornati su tutte le prossime pillole di Lele.